Tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi ci troviamo qua per un altro video dove continueremo quel video dove vi parlavo della sostenibilità Italy versus Canada. Quindi parleremo di altre cose che ho preso negli appunti qua per quanto riguarda alcune cose che sono più sostenibili dalla parte canadese piuttosto che la parte italiana e viceversa. Allora, nell'ultimo video molti mi avete detto che c'erano problemi con l'audio, nel senso che non era sincronizzato bene. Vi dico, dalla mia parte si vede bene, quindi non lo so cosa stia succedendo. Riproviamo un'ultima volta questo microfono del cazzo e se avrò ancora problemi torneremo all'audio di merda della fotocamera, non c'è molta scelta. Quindi oggi appunto facciamo questa seconda parte, cercherò di andare veloce senza evitando di fare tantissime, come si dice, troppi minuti perché sapete che sono un po' logorroica io. Allora, primissima cosa di cui voglio parlare è il pranzo al sacco, che secondo me è molto più implementata come abitudine rispetto all'Italia. Non so se dipenda dal fatto che in Italia puoi mangiare cose buone un po' dappertutto, ti costa anche poco mangiare fuori, o se sia proprio una cosa che qua ci pensano molto di più allo spreco del cibo e comunque preferiscono portarsi sempre il pranzo al sacco e tutto quanto. Perché appunto io al lavoro mi ricordo che in ufficio almeno un buon 97% dei miei colleghi si portavano il pranzo al sacco, e magari il venerdì alcuni miei colleghi prendevamo tipo il sushi da asporto, che era il sushi proprio attaccato al nostro lavoro. Andavamo col nostro piatto, quindi non sprecavamo neanche plastica, niente. Cioè, ormai il tipo del sushi ci conosceva. Però per il resto, appunto, ognuno si portava da casa il proprio pranzo, e secondo me è una cosa molto bella proprio perché spendi meno soldi, sai cosa stai mangiando, non c'è spreco di imballaggio, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è una cosa molto più implementata qua rispetto all'Italia, perché anche io in Italia, per esempio, era raro che mi portassi il pranzo a sacco, nel senso al liceo magari avevi sempre il tuo panino, ma molto spesso lo compravo proprio a scuola. All'università avevo la mensa gratis, quindi in quel caso era tipo perché dovrei fare il pranzo a sacco quando c'ho la mensa gratis. Però quando sono venuta in Canada, ovviamente qui mangiare in mensa costicchiava, quindi mi portavo sempre il mio pranzo a sacco. A un certo punto abitavo veramente vicinissima all'università e quindi mangiavo a casa, e al lavoro mi portavo sempre il mio cibo proprio perché qua in Canada costa abbastanza, cioè anche se vai da Subway a mangiare un semplice panino, comunque 6-7 dollari ti partono, cosa che magari in Italia ti compri un panino a 3 euro e ci mangi e sei sazio, almeno secondo i miei standard ovviamente. Ma anche la pizza, cioè ti compri una pizza a 6 euro, cioè la mangi e sei sazio, qua invece no. Quindi forse anche per questo, stessa cosa vale per le bottiglie d'acqua, per esempio. Qua vedrete veramente poche persone che vanno in giro con le bottiglie di plastica, anzi quasi non se ne vedono. Tutti hanno la loro borraccia. Quando ero all'università, tutti eravamo al primo mattino con questa cosa piena di caffè. C'era sempre un odore di caffè in classe buonissimo. E quindi sì, è molto più, ci pensano molto di più a queste cose. Non so se sia una cosa che sono stati educati così, nel senso che è una cosa che, sai, sapete, quando da piccoli avete certe abitudini, cercate di continuarle quando siete grandi, ecco, sì. E quindi questa è una cosa molto positiva, che è stata una cosa che anch'io facevo quando sono arrivata in Canada, proprio perché, cioè, quasi per esigenza, però poi l'ho continuato ovviamente perché appunto si spende meno, si spende molto meno. Poi col zero waste ancora di più l'ho implementata questa cosa per il fatto di evitare di sprecare cibo, evitare di comprare cose fuori, evitare di comprare anche la cosa imballata, cose così. E niente, seconda cosa, parliamo dei trasporti e della macchina. Io vi ho già detto forse in un video, non mi ricordo, che qua ci sono tantissime macchine, quasi tutti hanno la macchina, anzi oserei dire che tutti hanno la macchina, io in primis ho la macchina ovviamente. Però qual è il problema? Allora, in Italia abbiamo tanti mezzi di trasporto. Prima di tutto abbiamo i treni. Trenitalia, lo so che abbiamo un odio e amore con Trenitalia, però alla fine i treni vanno ovunque in Italia, se ci pensiamo, cioè quasi ovunque, insomma, e sono molto comodi, non costano tanto, sicuramente costa meno andare col treno che con la macchina. Quindi è una cosa molto bella. Qua in Canada purtroppo non è fattibile per il fatto che il Canada è un paese molto molto grande e
c'è molta meno popolazione, cioè tipo il Canada ha molta meno popolazione rispetto all'Italia, però se guardate la grandezza dell'Italia e del Canada non si possono neanche comparare. Ci sono delle zone che proprio non sono abitate, quindi è molto difficile fare una connessione, cioè una ferrovia che connetta veramente tutto in Canada, perché andrebbero via, secondo me, troppi soldi e non sarebbe utilizzata. E ci sono dei treni, per esempio, però sono dei treni che connettono solo certi punti. E onestamente vi direi che costa molto, 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 costa molto, molto di più prendere il treno che prendere la macchina e andare in questo posto. Poi anche gli autobus. Nelle grandi città, io sono a Montreal, nelle grandi città c'è la metro, ci sono gli autobus. I trasporti sono puntualissimi, al minuto arrivano spaccate, non ci sono mai ritardi, funzionano sempre benissimo, non mi posso lamentare. Allo stesso tempo vi direi che la città non è connessa così bene con i trasporti, nel senso che io sono fortunata, vivo sulla linea migliore della metro, per dirvi, che connette quasi tutto, però gli autobus è un po' dura, alle volte tipo ci sono dei posti in cui la metro non arriva e se arriva, arriva fino a un certo punto, devi prendere l'autobus, quindi è un po' un casino, ci sono delle zone di Montreal che non sono proprio il massimo. Dove vivevo prima a Sherbrooke c'erano solo gli autobus, finché sono stata studente non li pagavo gli autobus perché faceva parte dell'accordo con l'università. Però era una città molto più piccola, però anche lì non era connessa chissà che bene. Quindi, per carità, nelle città stesse i trasporti non mancano, ci sono, magari è un po' dura connettere certi punti, ma funzionano, funzionano. Però quando vuoi andare fuori città, cioè non ci sono trasporti, ci sono pochi trasporti che collegano, cioè magari i trasporti che collegano le grandi città ci sono, ma anche lì sono pochi, tipo vedi treni oppure vedi qualche autobus o così, costano. E non vengono quasi, quasi utilizzati proprio per il fatto che tanta gente ha la macchina. Quindi tantissima gente ha la macchina, anche per questo che costa molto meno avere la macchina rispetto al farti l'abbonamento della metro. Io pagavo $100 al mese di metro al mese e vi giuro che se io andassi al lavoro tutti i giorni con la macchina spenderei molto meno. Quindi questa è una cosa negativa dal punto di vista ambientale, però allo stesso tempo i trasporti che ci sono qua in Canada sono trasporti ibridi, molte città hanno i trasporti elettrici, molte persone qua hanno la macchina elettrica. Ovviamente c'è da fare un discorso ambientale anche sulle macchine elettriche, che sì, sono buone per l'ambiente, però comunque ci sono dei lati negativi anche su quello, quindi non mi soffermerò su quello. Però comunque dal punto di vista comunque dei trasporti è positivo perché cercano di lavorare al meglio sui trasporti in modo che siano il meno impattanti possibili. Allo stesso tempo, appunto, tante persone hanno la macchina elettrica, però anche là, purtroppo, la macchina elettrica la puoi usare in città tranquillamente. Ci sono tanti punti dove puoi caricare la macchina, la puoi usare su tot distanze, però le distanze in Canada sono enormi. Cioè, se tu vai da una città a un'altra, probabilmente la tua macchina non resisterà proprio al meglio se è elettrica. Quindi sarebbe meglio piuttosto avere una ibrida oppure avere una macchina elettrica e una macchina normale, in modo da usare quella normale su lunghe distanze e quella elettrica in città magari. Il che molti fanno così. Poi in più ci sono stati anche degli aiuti del governo per incentivare che le persone acquistassero la macchina elettrica. Per esempio, il mio cognato ce l'ha, è una macchina stupenda, meravigliosa, cioè entri dentro e non senti un rumore, sia un rumore pazzesca. Però appunto ci sono dei lati negativi anche da quel punto di vista, come anche nella produzione, nel consumo di elettricità, eccetera. Però non mi soffermo su quello. In Italia invece c'è molto più trasporto ed è molto più facile usare il trasporto piuttosto che usare la macchina, anche perché secondo me in Italia costa molto di più possedere una macchina rispetto al Canada. Qua in Canada la gente è molto meno schizzinosa, si compra le macchine usate, cosa che in Italia noto che si fa molto meno. La benzina costa molto meno qua rispetto all'Italia, anche le assicurazioni direi che forse costano meno, poi dipende ovviamente da assicurazione a assicurazione, da quello che si può fare, da quello che non si vuole fare. Però da questo punto di vista non saprei, forse da questo punto di vista è meglio l'Italia, per quanto riguarda appunto i trasporti, che è molto meglio connessa, ma allo stesso tempo non me la sento di paragonare così tanto le due cose perché sono due paesi veramente troppo diversi per poter dire chi è meglio e chi no. Allo stesso tempo, comunque sì, cioè per quanto riguarda i trasporti, secondo me è molto meglio avere più trasporti, quindi la gente che utilizza i trasporti piuttosto che avere sempre tutti con la macchina che siete in mezzo al traffico, perché vi dico, secondo me qua a Montreal lo vedo tantissimo che la gente usa le macchine quando potrebbe benissimo utilizzare la metro, però allo stesso tempo anche le metro sono piene, piene,
piene. Nelle ore, per esempio, tipo quei soliti orari da ufficio, c'è tanta gente. Mi ricordo quando andavo al lavoro era tremendo. Molte volte finivo più tardi apposta per non beccarmi l'orario in cui la metro era piena, anche perché io lavoravo in centro, in pieno centro città. Cioè, lavoro tuttora là, solo che adesso sono a casa. quindi i trasporti non mi mancano, vi dirò, e sarò onesta, allo stesso tempo comunque la macchina la uso, cioè per esempio lui la usa perché lui non potrebbe arrivare coi trasporti, per esempio al suo lavoro. Ecco, vedete un esempio, lui non potrebbe farlo, poi la usiamo per esempio se andiamo a fare la spesa, se andiamo fuori città, se andiamo a visitare sua sorella, che comunque anche lei abita nella città accanto, però comunque non è facilmente raggiungibile senza una macchina. Quindi anche qua, senza macchina, diciamo che è un po' me, ovviamente quando posso usare i trasporti, uso i trasporti sempre a prescindere, perché cerco di evitare di usare la macchina quando soprattutto i trasporti sono ben connessi. La prossima cosa è il fumo. Voglio fare, cioè, forse, di questa cosa forse ne ho già parlato parecchie volte, perché è una cosa che adoro del Canada, ovvero che c'è una legge del fumo. Non si può fumare ovunque, ci sono delle zone apposite dove fumare, ci sono anche i cestoni grandi dove lasci le sigarette. E ho visto ben pochi mozziconi per terra, il che è una cosa molto positiva, perché purtroppo i mozziconi di sigaretta non sono biodegradabili, non sono compostabili, è spazzatura che finisce nell'aria, a terra, in natura, gli uccelli finiscono magari per mangiarli pensando che sia qualcosa che si può mangiare, e molti animali muoiono perché mangiano il mozzicone di sigaretta. Vabbè, ci hanno capito. Non sono una grande fan delle sigarette, di chi fuma, ho subito tanto fumo passivo nella mia vita, quindi non sono una grande fan del fumo. Quindi qua in Canada c'è stato il mio paradiso terrestre, veramente, perché ci sono delle leggi che tu non puoi fumare in luoghi pubblici, o comunque se fumi in luoghi pubblici devi allontanarti un tot metri dalle uscite, dalle entrate, dalle, che ne so, fermate degli autobus, eccetera, eccetera. Devi essere lontano tot metri e fumare nelle zone apposite. Quindi questa è una cosa molto positiva, perché non ti becchi il fumo passivo. Io non mi sono mai beccata il fumo passivo in 5 anni che sono in Canada. E in più non puoi fumare neanche nei parchi. Insomma, cioè, cercano insomma di non dar fastidio alle persone col fumo. E poi oltretutto qua c'è poca gente che fuma. Cioè, rispetto all'Italia vi direi che molta meno gente fuma, per una questione che le sigarette sono molto costose. E anche per una questione che, siccome ci sono queste leggi, tu non puoi fumare veramente ovunque. Immaginatevi in inverno a Montreal a meno 40, la gente che deve uscire a farsi 9 metri per fumare la sigaretta. Cioè, quindi sono molto coraggiose le persone che fumano qua in Canada, vi dirò, proprio perché se vivi in una città dove l'inverno è potente, cioè ci serve veramente coraggio per fare questo sforzo di andare far fuori e goderti questa sigaretta. Vabbè, insomma, ci ho capito. Quindi questa è una cosa molto positiva, anche perché appunto c'è meno gente che fuma, meno spazzatura, meno sigarette che si producono. Siamo capiti, meno persone che subiscono fumo passivo, eccetera. Cosa che in Italia invece, quando sono tornata adesso in Italia a novembre, non ho subito fumo passivo per il semplice fatto che la gente doveva mettere la mascherina ovunque, il che era yay. Quindi niente, da questo punto di vista è una cosa molto positiva, e niente, quindi sicuramente quando si cammina in giro per città non si sente l'odore di fumo, magari sentirete un po' l'odore di erba, però anche quella in realtà ci sono, cioè le stesse leggi valgono anche per quella, non è che si possono fumare ovunque, cioè ecco, perfetto. La prossima cosa sono le biciclette a noleggio. Questa è una cosa che io ho fatto l'anno scorso, l'estate scorsa. C'è qua a Montreal, per esempio, ci sono le Bixi, che sono queste bici, ci sono anche alcune elettriche in più, che tu paghi l'abbonamento annuale, oppure io l'anno scorso ho fatto l'abbonamento stagionale, ovvero che andava da luglio a ottobre, perché poi in inverno chi usa la bici? Ci sono i pazzi che usano la bici in inverno, però io non sono mai di quelle. E quindi ho fatto l'abbonamento per andare, ci sono queste aree dove ci sono le Bixi. Quando tu paghi l'abbonamento hai una specie di chiavetta che ti arriva a casa, la clicchi, prendi la bici, arrivi da un'altra stazione, la parcheggi, fine. Sull'applicazione puoi vedere tutti i tuoi movimenti. Una volta mi è successo che la bici non si parcheggiava, e ho dovuto chiamare l'assistenza per dire: dove la mollo sta bici, che devo mollarla, cioè, e quindi sono venuti ad aiutarmi, per esempio. Ed è una cosa molto positiva, perché anche chi visita Montreal, e come si dice, i turisti usano molto spesso le bici, perché tu non serve, perché ti fai l'abbonamento, puoi anche usare a tratta, quindi paghi quella tratta tranquillamente con la tua carta di credito, ciao, si fa tutto subito, non hai bisogno di niente di speciale.
E molti turisti la usano proprio perché si fanno i giri, eccetera. Poi ovviamente ci sono delle piste ciclabili. Non vi direi che Montreal sia la città più comoda per le bici, perché secondo me si rischia la morte sempre, soprattutto in centro. Però ci sono delle piste ciclabili e l'anno scorso hanno anche costruito una pista ciclabile veramente grande, che connette tanti punti della città che io ho utilizzato. E top. Anche a Mestre c'erano delle bici che si potevano prendere in prestito. So che con la pandemia hanno, diciamo, migliorato questo servizio, hanno messo addirittura i monopattini elettrici, una cosa del genere, che ho trovato adorabile. E niente, quindi questa è una cosa molto positiva. Poi vi dirò: so che in Italia comunque c'è tanta gente che usa la bici a prescindere, anche in Canada la usano veramente tanto. Cioè, secondo me c'è tanta gente che usa la bici. Da questo punto di vista, vi direi che i due paesi sono bene o male messi bene, da questo punto di vista, il problema dell'Italia è probabilmente che rubano tanto le bici. C'è poco da fare, c'è lì, tu non puoi possedere una bici. Anche qua in Canada vi dirò che ci sono stati dei furti di bici. Infatti, io e lui avevamo una bici, abbiamo deciso di venderla per il semplice fatto che non avevamo spazio dove tenerla, e in più abbiamo detto: metti che te ce la fregano. Cioè, che senso ha? Ci facciamo l'abbonamento alla Bixi per l'estate, usiamo la bici in estate, ciao, fine. Cioè. Però ci sono ovviamente meno furti, però comunque. Quindi da questo punto di vista è una cosa molto, molto bella che hanno in comune i due paesi, quindi ci sta. In più appunto hanno bici, anche le bici elettriche, quindi per le persone che magari fanno più fatica possono usare quella elettrica, che è pazzesca, l'ho usata una volta, mamma mia che figata. Allora, finisco il video qua, perché sì, non credo di avere altro da dire, però se mi viene in mente qualcos'altro magari faccio una terza parte. Però fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete domande al riguardo, se ci sono delle cose che vi incuriosiscono di più. E niente, chiudo il video qua, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!